Spazio alle domande per Tuia. C'è la prima domanda di Pasquale Marzotta della Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. Faccio la prima domanda con la risposta, poi dirò un'altra domanda. Va bene. Per quanto riguarda la coppia centrale, Tuia-Lucioni, 64 anni in due, una coppia esperta, diciamo, con l'età, qual è la faccia positiva della medaglia e qual è quella magari negativa di questa medaglia, contando su una difesa sugli esterni che poi avrebbero la età media magari di 22-23 anni? No, credo che per quel che riguarda l'evoluzione di un difensore centrale, l'età, secondo me, io penso che personalmente, vedendo il mio percorso, credo di essere magari adesso nell'età più matura del mio percorso calcistico. Fabio ha qualche anno in più di me e credo che possa valere la stessa cosa anche per lui, quindi non la vedo come una problematica, ecco. Quindi credo che abbiamo probabilmente più responsabilità di altri, ma è la parte bella di questo sport, quindi l'accettiamo volentieri e cerchiamo magari, essendo un po' più esperti, di dare quel qualcosa in più anche ai ragazzi più giovani. La faccia positiva, la faccia negativa non esiste? Non lo so, sinceramente non riesco a guardare il lato negativo, quindi la parte negativa magari la troverete voi, mi auguro di no, però ecco, non saprei spiegargliela. Per quanto riguarda l'unico gol subito nelle amichevoli fino ad ora disputate, quello di Herenveen, è stato un blackout generale, l'avete studiato? Non avevo ancora rivisto il video, io per l'immagine che mi è rimasta impressa sicuramente dovevamo e potevamo fare meglio, ma credo che, non ricordo il nome di quel ragazzo, ma ricordo sicuramente la maglia perché mi ha fatto un'impressione incredibile il 20 dell'Herenveen, credo che abbia fatto anche un ottimo inserimento e ha avuto molta freddezza sotto porta. Più meriti dell'avversario? Sicuramente i nostri demeriti ci sono, però ecco, io cerco di guardare anche la bravura degli altri perché è sul campo, quindi è innegabile che ha fatto un grande gol, un grande giocatore. L'ultima domanda, sì, e chiudo. Per quanto riguarda questa stagione, lei è stato il primo acquisto del Lecce in questo mercato estivo. Trova similitudini alla vigilia della stagione ufficiale con alcune situazioni vissute a Benevento nell'anno della promozione? Guarda, il Benevento dei record, tra virgolette, era un'ottima squadra sulla carta, probabilmente non eravamo tra le prime due, diciamo, alla griglia di partenza, però alla fine abbiamo fatto un campionato straordinario, quindi io guardo. Facendo questo ritiro ho visto che ci sono delle qualità nei ragazzi giovani veramente incredibili. Potremmo essere la sorpresa, non lo so, lo spero e stiamo lavorando comunque per poter fare il massimo delle nostre potenzialità. Pierandrea Castro, Salento Live 24. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Vorrei tornare all'amichevole di sabato scorso. Cosa vi può insegnare essersi confrontati con una squadra del livello dell'Herenveen? Lei prima parlava di Ferman, che è stato molto bravo, è un giocatore anche molto quotato, e se per lei è stata la prima esperienza di una amichevole con una squadra di club a questi livelli? Allora, da giovane, molto giovane, ho fatto un ritiro con la Lazio, con la prima squadra, e mi sono ritrovato in palcoscenici che, se ancora ci penso, mi viene la pelle d'oca. Ho giocato a Liverpool, ad Anfield, ho giocato nello stadio di Oporto, Aldo Dragao, e sono state esperienze bellissime, però probabilmente la coscienza adesso è stata un'amichevole internazionale nella quale ho la coscienza dei miei mezzi, quindi credo che a livello internazionale sia stata la prima vera amichevole di grandissimo livello. Quello che ci lascia è la consapevolezza di aver giocato alla pari con una squadra molto forte di Serie A olandese. Ci deve dare solo la certezza e la consapevolezza che stiamo lavorando, che siamo sulla strada giusta. Ecco, proprio
proprio parlando un po' di quello che è stata la fase del ritiro, cosa l'ha sorpreso di più di mister Baroni durante questa fase, e se sono già a buoni punti gli automatismi in fase difensiva anche con gli esterni, non soltanto con Lucioni? È la prima volta che lavoro con una difesa così aggressiva, diciamo, e soprattutto con i quattro difensori. È una cosa che mi stimola molto, perché appunto perché è nuova. E per quanto riguarda gli automatismi, è ovvio che molti giocatori qua hanno giocato insieme per qualche anno, chi è arrivato ha bisogno di ancora qualche tempo per inserirsi, ma siamo, ripeto, sulla strada giusta e vedo grande applicazione da parte di tutti, e questa è una cosa che fa molto piacere. Prego. Pierpaolo Verri, Piana da Lecce, prego. Due domande. La prima un po' un bilancio. La prima un po' un bilancio di questa prima fase, considerando che siamo ormai alla vigilia dell'impegno, dei primi impegni ufficiali, quindi come sta arrivando la squadra dal suo punto di vista all'inizio vero e proprio della stagione? Credo molto bene, perché, ripeto, partendo dal ritiro e vedendo i primi giorni e guardando adesso gli allenamenti di questi ultimi giorni, credo che ci sia stata una crescita costante, e tutti i ragazzi stanno lavorando molto bene e siamo fiduciosi. Ecco, poi questo weekend ci aspetta una partita molto impegnativa che potrà dire magari qualcosina in più di quello che è lo stato attuale della rosa, ma siamo fiduciosi. La seconda domanda invece, prima parlava della difesa aggressiva, effettivamente anche nell'amichevole in Olanda vedevamo sia lei ma anche Lucioni molto spesso andare anche oltre la metà campo nel momento in cui il portiere avversario impostava, proprio per andare a prendere i giocatori avversari in maniera così aggressiva. Come cambia lo stile di gioco impostando appunto questo quasi un confronto uomo a uomo anche nella fase di non possesso? Credo che possa essere un'arma in più, perché recuperare palla nella metà campo avversaria può significare trovarsi subito al limite dell'area e trovare una conclusione. È ovvio che ci sono anche dei contro, però è una cosa alla quale il mister tiene, ci ha chiesto di a volte anche esasperarla, stiamo cercando di farlo e credo anche con buoni risultati. C'è l'ultima domanda di Alessio Amato, Calcio Lecce. Ciao Alessandro. Ciao Alessio. In merito al campionato, tu nella categoria cadetta hai, possiamo dire, grande esperienza. Ci sono tante squadre che si stanno attrezzando, anche con nomi importanti, verrebbe da dire, da Champions League. Secondo te tutto questo palesarsi di squadre che sembra puntino almeno ai playoff, forse mai così tante tutte insieme, e potrà portare a maggiore bagarre in primissima fascia, o paradossalmente le sorprese potrebbero poi farla da padrone, e quindi il Lecce, tu l'hai inserita poco fa tra le possibili sorprese, e possa essere anche avvantaggiato da tutto questo cercare anche i nomi e magari con il rischio di tralasciare a un certo punto anche le idee di gioco? No, credo che i nomi riguardano il calciomercato. È ovvio che poi quello che si fa in campo non lo fanno i nomi, ma lo fa la voglia di voler raggiungere un obiettivo, la voglia di andare sempre oltre, di fare quel qualcosa in più. È ovvio che se guardiamo i nomi del calciomercato del Parma e del Monza, abbiamo già le due vincitrici del campionato, no? Però poi il calcio ci ha insegnato che non sempre chi spende di più e chi cerca nomi altisonanti poi riesce a raggiungere l'obiettivo. Mi auguro che Lecce possa essere una di quelle sorprese e rivelazioni del campionato.